Fra la torre e la cucina c'era un tetto di paglia su pali di legno. Abbiamo la ricostruzione nel libro che dopo vi farò vedere. E nel corso del 200 però, ecco, dove si mettevano i cavalli, e nel corso del 200 hanno realizzato la loggia romanica, questi archi romanici, e la finestra, ultima superstite che vedete, con l'arco tutto sesto, ed era tutta affrescata, perché erano luoghi pregiati questi, insomma, erano difesi dal Papa, dall'imperatore, dal patriarca, per cui era importante, ecco, che la pratica che si effettuava qui, ecco, avesse anche un edificio dignitoso, no? Quindi era tutta affrescata. Ecco, c'è stato un terremoto nel 1348, il terremoto di Villach, che ha distrutto anche la Basilica di Aquileia e che ha danneggiato anche l'ospitale. Questa è una zona molto importante dal punto di vista sismico, ma l'ospitale è realizzato sulla roccia. Queste non sono colline moreniche, come vi avranno detto, no? Ma sono colline conglomeratiche, come Muris, come Ecco. Osopo e come parte anche di San Daniele, che ha un cuore conglomeratico. Quindi questo si è salvato anche perché è realizzato sulla roccia e anche perché è realizzato in legno e muratura, quindi ha un'intelaiatura di legno e muratura che